Il progetto GLOBE è un progetto di natura mondiale che si interessa dell'ambiente nel quale convergono le osservazioni e gli studi di insegnanti, studenti e scienziati di tutto il mondo. La sigla GLOBE viene da Global Learning and Observation to Benefit the Environment, che può essere tradotto come conoscenza mondiale e osservazione a beneficio dell'ambiente. Questo progetto consiste nel monitoraggio sistematico secondo protocolli standardizzati. Il GLOBE Italia. In Italia il GLOBE è stato attivato nel 1998 per interessamento della Direzione Generale degli Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione, che su tutto il territorio nazionale ha selezionato alcune scuole. In Toscana, la nostra è stata la prima scuola a partecipare, prima per il campo di indagine relativo all'idrologia, dal 5 maggio 1999, e successivamente anche per il campo di indagine atmosfera-clima, 10 aprile 2000. Il nostro paese quanto si è dimostrato sensibile al progetto? Beh, inizialmente molto, perché è un progetto sostenuto dalla Direzione Generale degli Scambi Culturali, quindi dal Ministero, che ha organizzato un corso di formazione per 28 docenti provenienti da altrettante scuole del territorio nazionale, direi equamente distribuite in Italia. Direi però che una delle realtà migliori che si presentano nel territorio nazionale è proprio questa, grazie a un ambiente favorevole, ad un insegnante che ci crede, ci lavora con passione e con grande competenza. In concreto come si è svolto questo quinquennio di lavoro? Sì, noi abbiamo monitorato due campi di indagine, l'idrologia e l'atmosfera. Per quanto riguarda l'idrologia, tutti i mesi, in un giorno della prima decade, gli allievi sono andati sul fiume Arno e hanno monitorato il fiume eseguendo l'analisi dei protocolli del GLOBE. Per quanto riguarda invece il campo di indagine relativo all'atmosfera, abbiamo allestito nel prato antistante la scuola una capannina meteorologica e gli allievi tutti i giorni durante l'intervallo sono andati e hanno monitorato prendendo ovviamente analizzando i parametri previsti dal GLOBE. Novembre 2008, prima automazione stazione meteo. Nel novembre 2008 la stazione meteorologica viene dotata di un sistema computerizzato che consente di affiancare al rilevamento manuale degli allievi quello più automatico, rendendo il monitoraggio più continuo e accurato. Dicembre 2019, seconda automazione stazione meteo. Il 6 dicembre 2019 viene installata una centralina di nuova tecnologia per rendere la misurazione dei parametri ancora più puntuale e precisa. I dati, rilevati ogni 15 minuti, sono così visibili in tempo reale tramite un collegamento presente sulla home page del sito della scuola e permangono nell'archivio, rimanendo accessibile a tutti coloro vogliono usufruirne. Per noi oggi è un giorno importante, visto che il 10 aprile del 2000 è iniziato il nostro progetto GLOBE, relativo al campo di indagine atmosfera. A 21 anni di distanza, noi studenti del Ferraris Brunelleschi siamo ancora qui a rilevare i dati previsti dal protocollo del GLOBE. Questa è la dimostrazione della validità del progetto, il cui obiettivo fondamentale è, oltre alla sensibilizzazione e alla conoscenza dell'ambiente, quello di darci la possibilità di sentirci cittadini attivi e di creare una sorta di comunità tra studenti, docenti, scienziati e la società nella quale viviamo.
questo è il nostro foglio di lavoro. Qui sopra annoteremo ora e data, ovvero oggi è il 10 aprile 2021, e i rilevatori sono Valeria, Marius e Claudia. Come prima cosa andremo ad annotare la temperatura corrente e la temperatura massima e la temperatura minima. Ora misuriamo l'umidità con l'igliometro e la pressione con il barometro. Ecco il pluviometro che ci permette di determinare la quantità di pioggia accumulata e il suo pH attraverso la cartina indicatrice. Adesso è il momento di alzare gli occhi al cielo e osservare la copertura del cielo. Secondo la scheda, oggi il cielo è coperto e sono presenti degli stratocumuli che premettano pioggia. Prendendo spunto dagli studi di Galileo Galilei, anche noi seguiamo le fasi del suo metodo scientifico sperimentale per cercare di comprendere il complesso libro della natura. Iniziamo con l'osservazione, ovvero più specificatamente effettuiamo delle valutazioni mirate per cercare di arrivare alle necessarie dimostrazioni e in seguito descrivere i risultati. Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, con occhi che credono in quello che vedono. Il nostro compito è quello di inviare all'archivio del progetto GLOBE, NOAA National Geophysical Data Center a Boulder in Colorado, i dati che quotidianamente vengono raccolti dai nostri compagni del biennio alle 12 ora locale. I dati sono stati inseriti sulla piattaforma dedicata, in tal senso abbiamo avuto la fortuna di partecipare alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico territoriale. Noi siamo di Quinta e passiamo questo testimone ai ragazzi del terzo anno, Marius e Francesco. Il Ferrari Spronelleschi è molto attento al legame con la società e infatti ha creato questo collegamento sul nostro sito che permette di vedere i dati atmosferici in tempo reale a tutti i cittadini. Le azioni compiute da ciascuno sulla Terra possono sembrare piccola cosa rispetto all'infinità del cielo. Solo se saremo cittadini responsabili potremo sperare di preservare la bellezza. Ogni sforzo di oggi potrà ricompensarci domani.